Rachele sta vivendo un sogno, è stata tutta una vicenda di cose belle che le stanno succedendo. La prima è andata a convivere, e poi abbiamo preso la casa assieme al suo ragazzo, poi c'è stato il bambino, una cosa meravigliosa, e niente, poi la decisione è finalmente di sposarsi. Persona che non si programma mai nulla, non ripensa tantissimo sulle cose che fa o che deve fare, mentre in questa occasione così speciale come la scelta dell'abito da sposa e anche tutto questo che stiamo vivendo, no, è un'altra cosa, per cui è molto emozionata, divertita, ci sentiamo anche allora come ci vestiamo. Una favola praticamente quello che stiamo vivendo tutta, non solo lei. Importante nella prova sono le scarpe per la lunghezza esatta dell'abito e l'intimo per la vestibilità del corpino. All'inizio c'è quasi una sorta di timore reverenziale, no? Poi quando invece la conoscono, vedono che è un temperamento molto, invece molto sanguigno, molto solare, molto vivace, si instaura quasi un rapporto di amicizia proprio. Fai vedere l'abito, non vedevo l'ora di rivederlo, quindi già solo la parte iniziale. Lo scheletro, diciamo, era già meraviglioso così, quindi potevo già prendere, andare ed ero contenta. Poi quando abbiamo messo sul pizzo, che era meraviglioso, c'era tutto. Fare un abito su misura vuol dire farlo proprio con le misure della sposa. Quindi non è un abito in taglia, ma viene fatto il modello appositamente con le misure della sposa, poi viene tagliato, confezionato, c'è una prima fase di confezione che è una base preliminare, quella dello scheletro dell'abito, dove appunto viene difettato, dopodiché viene smontato e ricucito una seconda volta. I tessuti che vengono utilizzati sono sempre tutti di prima scelta, tutti made in Italy. Il nostro è un prodotto che è al 100% made in Italy. Ne andiamo orgogliosi e continuiamo a ripeterlo perché crediamo nella qualità e nell'unicità di questi abiti. L'ispirazione di un nuovo abito nasce da un insieme di emozioni, di input che ti arrivano dall'esterno. Bisogna saper ascoltare. Io posso solo dire che nel momento in cui mi sento pronta, prendo la matita ed è lei che segue il mio cuore. Sulle scollature omerali e quando mettiamo un velo, io consiglio sempre il cappello raccolto, perché mette in evidenza il collo e la forma della scollatura. Invece, quando c'è un décolleté, quindi per la festa, diciamo, è bello avere anche il capello sciolto. Il trucco deve essere semplice, non esasperato, e la sposa deve riconoscersi. Il suo aiuto è già più semplice, perché hai già l'abito, hai già il consiglio per l'acconciatura in base all'abito, hai già il consiglio per il trucco, il bouquet, cioè sono cose che, cioè, consigliate da chi lo fa di mestiere, lo fa con passione, è già più semplice, sei già più tranquilla, perché hai una guida.